era Matteo Corradini, che è attualmente qui alle mie spalle. Io sono Enrico Giliberti, come da presentazione lavoro alla Facoltà di Scienza della Formazione, al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di questa Università di Modena Reggio Emilia. E vorrei parlarvi di questa idea, non è un, sì, un work in progress, come suggerito nella chiamata ai contributi. E quindi non ha una dignità così di lavoro, diciamo, compiuto con dei dati, ma è semplicemente qualche riflessione, qualche idea sull'utilizzo di iPad e dispositivi, diciamo, simili a iPad, quindi tablet, per studenti universitari con disabilità. Gli argomenti che trattiamo oggi, che tratteremo oggi insieme sono. Vediamo se riusciamo a girare la pagina. No. Freccia giù. Eccoci qua. Le caratteristiche dell'apprendimento universitario in ambienti digitali, quindi capire che cosa cambia nell'essere studenti universitari quando si ha a disposizione un ambiente di tipo e-learning con dei materiali digitali a disposizione. E i dispositivi tipo tablet, quindi qual è stato il percorso che ha portato alla costruzione e alla diffusione di questi dispositivi, vedere dal punto di vista di uno studente con disabilità quali sono i vantaggi di apprendere in un ambiente digitale e anche ragionevolmente quali sono fra i dispositivi attualmente disponibili quelli più adatti a soddisfare le richieste, diciamo, la molteplicità di richieste che possono venire in questo senso. Non entreremo tanto nel dettaglio delle specifiche tecniche e delle applicazioni a specifici deficit, questo comporterebbe un'analisi un po' più approfondita. È servita insomma in questa fase soltanto così fare un'analisi preliminare per capire quale tipo di dispositivo potrebbe essere scelto da un'università o promosso da un'università per l'utilizzo da parte dei suoi studenti. Allora, eccoci qua. Vediamo se riesco a girare la pagina qui. Eccoci qua. L'apprendimento in ambienti digitali diciamo, si è diffuso, diciamo, in questi anni. Noi vediamo sempre più degli studenti che a lezione o nelle attività di studio, quando si trovano a studiare insieme, hanno dei computer portatili aperti davanti. E questo a volte ci fa anche chiedere se stanno svolgendo effettivamente un'attività legata a ciò che stiamo dicendo a lezione, oppure stanno chattando, navigando o sono collegati a Facebook, stanno facendo altro. In realtà però tutte queste cose, se opportunamente orientate, riteniamo che siano utili e senz'altro da promuovere. L'idea di avere un apprendimento continuo in cui le occasioni di studio e di approfondimento, di confronto, di scambio con i compagni, di anche utilizzo di Facebook per chiedere aiuto al gruppo dei compagni che in quel momento sono collegati, un po' come insomma, affrontando delle attività, delle difficoltà magari nello studio, l'idea di confrontarsi con i compagni può essere, diciamo, importante, ecco, utile. E addirittura anche con i docenti, perché, appunto, in questa modalità, è più facile avere un dubbio, una domanda e sottoporla al docente di riferimento e quindi, insomma, avere, la risposta in un tempo, diciamo, ragionevolmente breve. Abbiamo parlato finora di attività che si svolgono soprattutto in università, quindi del tempo che gli studenti passano all'università. Questo però non è semplice, non è tutto, perché le stesse cose le possiamo ritrovare quando gli studenti sono a casa. I vantaggi attesi in questo senso sono una maggiore integrazione, un apprendimento senza interruzioni, no? Per doversi recare a saperne di più, biblioteche, banche dati, eccetera, e nella collaborazione. Ecco, parlando di dispositivi, quindi da un punto di vista prettamente tecnico, noi abbiamo visto la diffusione di computer portatili
eventualmente computer con il monitor touch, quindi con il touchscreen, quindi la possibilità di poter interagire con una penna o con, insomma, con uno stilo, per inserire in diretta magari sui materiali delle lezioni appunti, annotazioni e aggiunte. Lo facciamo magari anche come docenti. Abbiamo visto i netbook, cioè l'evoluzione in piccolo e nella direzione di una maggiore trasportabilità e possibilità di utilizzo anche insomma, in autonomia, senza bisogno di attaccarsi a una presa, quindi con 7-8 ore di durata. I dispositivi tablet, che sono quelli di cui parleremo adesso, e un piccolo accenno anche agli smartphone, diciamo, al mondo del mobile. Che in qualche modo, dal punto di vista soprattutto dell'ambito della collaborazione, del confronto fra i vari studenti, presentano innegabili vantaggi. Il limite è per cui non tratteremo, cioè non abbiamo considerato nel confronto la possibilità di utilizzare uno smartphone, è che per tantissime caratteristiche, in particolare per gli studenti con disabilità, ma anche in generale, per gli studenti non troviamo le possibilità di visualizzare, di vedere le cose come le immagini, per esempio, con la stessa risoluzione a causa dello schermo troppo ridotto, troppo ristretto. E qui sempre andiamo avanti. Ecco, fra le attività svolte dagli studenti abbiamo considerato l'idea di accedere ai materiali audio-video. Delle lezioni, quindi la possibilità che le lezioni possano essere ad esempio registrate in forma audio, in forma video, in diretta oppure la stessa cosa in differita, interagire con altri studenti e con il docente, accedere ai materiali di studio e anche altre attività come iscriversi agli esami, controllare gli esiti, eccetera, anche se queste ultime sono attività diciamo più marginali e che si svolgono in modo meno diciamo meno continuo, meno in qualche modo, insomma, cose meno rilevanti, anche se comunque sono attività necessarie che possono rendere positiva o negativa l'esperienza universitaria. Una condizione necessaria per lo svolgimento di queste attività, o meglio, della realizzazione di un'infrastruttura di questo tipo, è che i materiali vengano forniti all'origine in formato digitale. Quindi il fatto che ci siano materiali audio-video distribuiti in formato elettronico e il fatto che non debbano essere ripresi, copiati, cercati, digitalizzati, il fatto di poter preservare un processo di costruzione della conoscenza che non è quello delle slide preparate dal docente in anticipo, presentate agli studenti e in qualche modo ripetute forse anno dopo anno e insomma materiali che hanno lo scopo diciamo forse più così di dispensa di materiale che viene fornito ma che non si arricchisce istantaneamente delle cose che vengono dette a lezione, cosa che invece costituisce dal punto di vista dell'apprendimento, del processo di apprendimento senz'altro un vantaggio. La lezione, quindi in questo modo, diventa essa stessa un materiale utile allo studio perché comprende sia ciò che viene detto durante la lezione, sia le annotazioni che vengono fatte dagli studenti, i momenti di confronto, di scambio fra gli studenti e quindi un'evoluzione nel tempo che rende, diciamo, quella lezione molto di più che la rilettura delle slide a posteriori. Ecco. Ancora, in particolare per gli studenti con disabilità, l'utilizzo di un computer è senz'altro vantaggioso, cioè il computer di per sé fornisce degli strumenti che permettono una partecipazione più completa e diciamo, permettono agli studenti con disabilità di partecipare a tutte le attività che vengono proposte in ambito universitario. In particolare l'idea della sostituzione funzionale, quindi di poter sostituire per esempio l'audio nel caso in cui uno studente non possa sentirlo a causa di sordità con materiali testuali, sottotitolature, eventualmente anche prodotte in diretta, il fatto che viceversa, no? Uno studente che non vede possa utilizzare strumenti compensativi, ingrandire.
utilizzare strumenti text to speech, cioè dal testo scritto al testo parlato attraverso una sintesi vocale. Il fatto di poter interagire in diretta con ciò che viene fatto a lezione. Quindi, se noi pensiamo se noi pensiamo alla possibilità di intervenire a lezione, di poter dire delle cose, ecco, per uno studente con disabilità questo a volte è difficile perché utilizza un canale comunicativo magari diverso da quello del compagno, richiede un tempo più lungo, eccetera. E quindi invece poterlo fare è proprio un vantaggio tipico degli strumenti tipo computer, perché permettono l'integrazione con ciò che avviene già normalmente alla lavagna e nelle mani del docente. Un ultimo aspetto è la possibilità di accedere da remoto. Noi insomma, abbiamo esempi di studenti con ridotta mobilità, quindi che non riescono a partecipare continuamente alle lezioni, hanno bisogno di supporti diversi che trovano senz'altro in modo più, diciamo, più efficace nel loro ambiente domestico, e quindi poter svolgere le stesse attività da casa, questo senz'altro è un vantaggio. Quindi insomma, abbiamo visto in questo modo i vantaggi attesi dell'utilizzo di una piattaforma, di una serie di materiali digitali e di un dispositivo di accesso per partecipare alla didattica universitaria. Abbiamo scelto di confrontare alcuni dispositivi, ma prima abbiamo scelto dei criteri. I criteri sono semplicemente l'accessibilità nativa, cioè il fatto che nasca con delle possibilità già installate e utilizzabili da subito, senza bisogno di ulteriori modifiche. Questo anche nell'ottica di favorire lo scambio fra gli studenti. Se due studenti hanno, immaginiamo uno studente con disabilità che vuole intervenire, interagire sul computer del compagno, ecco, il fatto che quel computer non abbia un particolare software installato, configurato, addestrato in un certo modo, potrebbe precludergli questa possibilità, che invece se lo strumento è già nativo, è già predisposto all'origine, la cosa, insomma, può avvenire. Secondo aspetto, secondo criterio, è la disponibilità di applicazioni, quindi avere tanti programmi disponibili già fatti, il fatto che questi programmi possano essere modificati, quindi ad esempio personalizzati. Terzo criterio è quello di poter adattare, o meglio, poter utilizzare dei dispositivi di input-output diversi, quindi lo schermo, eccetera. E quindi le qualità, diciamo, del dispositivo di input, per esempio il multitouch, che è una di queste delle caratteristiche, diciamo, attualmente presenti. Abbiamo raccolto come ultimo punto altre caratteristiche, per esempio la durata della batteria o la robustezza, o la possibilità di collegarsi a dispositivi diversi con elementi, diciamo, con modi diversi di entrare sulla rete. Il confronto fra i dispositivi fondamentalmente è riassunto in questa tabella. Abbiamo scelto di confrontare i dispositivi di tipo iPad, che sono, cioè, che è il dispositivo di Apple, i tablet che hanno il sistema operativo Android, che è un sistema operativo diciamo particolare che viene dal mondo del mobile, e i tablet invece con il sistema operativo Windows. Quindi abbiamo deciso di confrontare, di suddividere, diciamo, i dispositivi per sistema operativo e in particolare insomma, confrontare con l'iPad, che è quello, diciamo, l'unico, diciamo, con il sistema operativo di Apple. E per quanto riguarda l'accessibilità nativa, tutti questi hanno la possibilità di ingrandire lo schermo, e hanno il multitouch, hanno la possibilità di avere uno schermo abbastanza ampio di 10 pollici. E ecco, diciamo, queste sono le somiglianze. Per quanto riguarda le differenze, vediamo che la disponibilità di applicazioni è molto limitata nel sistema operativo Windows, è più ampia in sistema Android open source e è molto molto più ampia per l'iPad. L'iPad usa la modalità, diciamo, tipica di Apple di
offrire tante applicazioni, tante possibilità a un prezzo molto basso, quindi diciamo c'è anche questo incentivo a provare e utilizzare tante applicazioni. E quindi insomma anche gli sviluppatori tendono a sviluppare in base. Il sistema operativo è molto semplice, nel caso dell'iPad è un sistema operativo che somiglia, che deriva dal mondo macOS. I sistemi operativi Windows li conosciamo e hanno insomma, le caratteristiche del sistema Windows, una nota su Android che fondamentalmente è un ambiente open source e ha come caratteristica quella di provenire dal mondo mobile, quindi l'idea che è un sistema operativo che nasce per sistemi mobili tipo cellulare e viene portato nel mondo del tablet e quindi ha dei limiti, per esempio il fatto che le applicazioni nascono monofinestra, non hanno per esempio la barra laterale, quindi non sono molto standard rispetto a quelle dei sistemi da computer portatile che siamo abituati a vedere. Complessivamente possiamo dire che iPad è adatto a tutti gli utenti. E nasce già così, quindi con già installati dispositivi di sintesi vocale, di screen reader, in particolare per esempio ha un'applicazione che permette l'utilizzo immediatamente a studenti con disabilità visiva completa, con mancanza della vista. E adesso non riusciamo a farvi vedere come funziona perché tra l'altro il sistema esclude il controllo per gli utenti vedenti, no? Quindi è difficile anche poi utilizzarlo, però l'abbiamo testato con studenti con disabilità visiva e ci dicono che è proprio insomma, senza tanto addestramento è proprio molto intuitivo, tanto quanto lo è il sistema operativo di Apple. In conclusione possiamo dire che il tablet come dispositivo, come tipo di dispositivo per l'accesso ha delle caratteristiche vantaggiose, in particolare il fatto che si può trasportare, che si può utilizzare immediatamente, lo apro, lo chiudo, lo metto via e mi permette di fare tante cose e di gestire insomma, attraverso le applicazioni le cose che si fanno all'università. Fra i tablet abbiamo visto l'iPad come il dispositivo più completo. Le caratteristiche del dispositivo sono ovviamente migliorabili ed esistono applicazioni aggiuntive per fare questo miglioramento. La caratteristica fondamentale o comunque la condizione necessaria affinché gli studenti con disabilità riescano veramente a utilizzare le risorse offerte dall'università è proprio che l'università costruisca un'infrastruttura ad hoc e investa in questa infrastruttura, dal punto di vista sia tecnico sia didattico, investa delle risorse perché l'equilibrio, insomma, l'integrazione di tutti i materiali, le possibilità di comunicare e di collaborare, di scambio, devono essere disponibili, diciamo, all'origine. Con questo vi ringrazio, non abbiamo inserito una diapositiva con i ringraziamenti, li faccio a voce, grazie dell'attenzione. Grazie Giliberto.